Per l'intervista di oggi abbiamo deciso di fare una chiacchierata con Manuel Lulli. La vita di Manuel è da sempre intrecciata alle sue grandi passioni, la montagna e i viaggi. Dopo la laurea in medicina e chirurgia decide di non praticare e si lancia a capofitto nell'organizzazione di trekking, viaggi e spedizioni alpinistiche, dove spesso partecipa in prima persona. Diventa istruttore nazionale di sci alpinismo del CAI e si occupa di organizzare corsi di trail running in natura e nei deserti. Esplora il mondo dal Nord Europa all'Asia, dalla Russia all'Antartide, dall'America all'Africa e racconta con sguardo attento e critico ciò che vede, in articoli per riviste e siti di alta montagna e attraverso scatti fotografici. Nel 2008 pubblica il libro per montura Editing, Alpinisti sotto aceto, una collezione di ritratti di alpinisti conosciuti in 20 anni di attività. Allora, ciao Manuel innanzitutto. Ciao, ciao Alessio. Benvenuto. Allora, la tua esperienza personale e lavorativa è strettamente connessa al mondo dell'alpinismo, appunto, da oltre 20 anni. Che cos'è per te, quindi, l'alpinismo oggi? L'alpinismo oggi, secondo me, io l'ho sempre considerato in un'accezione più ampia di quella che a volte viene data, cioè l'alpinismo è esplorazione, è un'esplorazione che può essere verticale, è verticale soprattutto, ma in realtà non comprende solo nella mia concezione, ma come di tanti altri uomini alpinisti che ho conosciuto e donne, comprende una parte importante che è quella dell'esplorazione, cioè di tutto quello che precede la salita vera e propria e quello che la segue. Quindi per me l'alpinismo continua ad essere, è stato e continua ad essere una forma di esplorazione, una forma di conoscenza, una forma di curiosità, ecco, una messa in atto della curiosità fondamentalmente. E quindi, secondo te, l'alpinismo esplorativo oggi esiste ancora oppure, insomma, non esiste più perché le mete alpinistiche sono ormai mete, come dire, diciamo alla portata di tutti e già esplorate? Ma sì, questo è un po', se vogliamo, credo che sia un po' un luogo comune, in parte giustificato, ma giustificato dal fatto che tanti alpinisti più o meno forti si sono concentrati su mete che sono diventate ormai molto battute. Prendiamo l'Everest, che è un ultra classico, insomma, questo tipo di situazione. È chiaro che tanta gente che si rivolge verso un'unica meta fa pensare che in realtà non ci sia più niente da esplorare, o che in realtà io credo che ci sia ancora tantissimo da fare, tante zone da conoscere. Io ho avuto la fortuna l'anno scorso di andare in Antartide, in penisola antartica, con la barca a vela a fare dello sci alpinismo. Io credo che sono stato tante volte in Himalaya, ma forse perché lì dal mare hai un approccio e una visione diversa. Io non ho, credo di non aver mai visto tante montagne e tante possibilità di alpinistiche, sci alpinistiche esplorative come in quella parte di terra. E quindi se si vogliono trovare esplorazioni alpinistiche ancora ci sono assolutamente tutte le possibilità del mondo. L'alpinismo invernale himalayano è una possibilità che tanti stanno esplorando adesso e ci sarebbe una quantità di cose da fare, come ben sai, ancora infinita, insomma. Quindi c'è spazio, basta anche lì non concentrarsi tutti sulle stesse cose e lasciare che la curiosità ancora faccia da motore, secondo me. E quanto è importante l'organizzazione in spedizioni e soprattutto in spedizioni esplorative come quelle che hai appena raccontato? Beh, credo che, avendo fatto anch'io questo mestiere per tanti anni, credo che sia molto importante. Sia molto importante avere una buona base di preparazione degli aspetti logistici, una buona conoscenza dei luoghi, ovviamente, e dei buoni partner locali, perché sappiamo bene che in certe zone del mondo non possiamo
muoverci da soli per motivi logistici, per motivi di anche tecnico, sociali o a volte politici. Quindi una preparazione, diciamo, accurata è, secondo me, fondamentale. E avere dei partner affidabili quando decidiamo di organizzare una spedizione o anche un trekking un po' complicato o anche a volte trekking normali ma che richiedono una buona pianificazione. Detto questo, mi piace pensare che alcuni aspetti vadano lasciati un po' alla scoperta. Quando lavoravo appunto all'organizzazione cercavo sui programmi, come fate anche voi, credo, di lasciare un po' di scoperta al trekker, all'alpinista, cioè ci deve essere un minimo di scoperta, perché se tutto viene completamente pianificato ora per ora, come a volte mi è stato richiesto di fare, credo che si tolga un po' questa parte di avventura che è poi il motivo che ci porta a fare gli alpinisti, a fare i trekkers, a fare gli esploratori, insomma. Manuel, ti ringrazio di questa chiacchierata e grazie a voi. Di tornare presto a camminare, a esplorare. Speriamo, assolutamente, ne abbiamo bisogno tutti. Ciao, ciao, ciao. Buona giornata, ciao.